Questa sera anche l'assessore allo sport Irina Drigo, che ha portato i saluti del sindaco e dell'amministrazione che tanto si è prestata e spesa su questo progetto. E vuole aggiungere qualcosa? No, io mi sento solo di aggiungere i ringraziamenti e i complimenti al gruppo di persone che in questi mesi hanno lavorato prima per mettere in piedi la prima squadra e per continuare, come dicevo ai partecipanti all'incontro, la tradizione del Portogruaro anche nell'ambiente calcistico. E poi tutti i lavori e gli incontri fatti per la costruzione di un progetto sul settore giovanile, cosa che per quanto riguarda l'amministrazione diventa cardine delle attività sportive, perché sappiamo bene che lo sport ha un ruolo prima di tutto educativo e di formazione delle persone, per cui da parte nostra c'è l'intento di continuare a collaborare, di dare il supporto, tutto il supporto possibile per fare in modo che il settore giovanile abbia uno sviluppo serio, completo, organizzato e che sia appetibile per i ragazzi del territorio di Portogruaro. Lei questa sera ha anche fatto alcune anticipazioni molto importanti, perché mi sembra di aver capito che verso, se tutto va bene, primavera di quest'anno ci sarà l'inaugurazione del polo sportivo di San Nicolò, ma anche di altri due campi di Via Trieste e Santa Rita, perciò diventa veramente una rete nel vero senso della parola, se tutto va bene. Si va verso questo progetto, insomma. Sì, stiamo lavorando anche all'accordo con i proprietari dei campi di Viale Trieste e di Santa Rita per far sì che quelle strutture vengano utilizzate, perché appunto i quartieri poi vengono animati in particolar modo attraverso i settori giovanili, no? Per cui poter utilizzare anche quegli spazi sarebbe importante non solo per l'amministrazione, ma credo per tutta la comunità, in particolare per chi vive in quei quartieri. Quindi stiamo lavorando con i parroci per poter trovare un accordo per l'utilizzo di quegli spazi, e per contro poi c'è l'inaugurazione del nuovo polo sportivo che spero risponda a tutti i canoni necessari per ospitare i ragazzi e anche non solo i ragazzi.